Voi avrete le visite guidate ad Auschwitz 1, Auschwitz 2, Birkenau e lì le guide vi racconteranno tutto su come hanno funzionato quei campi e non lo devo raccontare io adesso. Quello che mi interessa fare un po' di cronologia insieme a voi su come i nazisti sono riusciti a costruire Auschwitz, a costruire quello che poi andrete a visitare. Tutti abbiamo più o meno in testa che esistevano varie categorie di deportati, non solo ebrei. In teoria abbiamo anche saputo già che esistono campi di concentramento e campi di sterminio e altre tipologie di campi, ma spesso non teniamo abbastanza presente la differenza totale fra campo di concentramento e campo di sterminio. Dico differenza, non dico gerarchia. Non sto dicendo che nei campi di concentramento andavano in vacanza. Non c'è da fare nessuna gerarchia fra questi luoghi. Importante però tenere presente sono luoghi diversi fisicamente. Auschwitz ci aiuta perché vedremo che sono distanti chilometri. Sono luoghi diversi con uno scopo diverso. Ma i nazisti governano dal 1933, vengono chiamati a governare, gli viene offerto il potere nel 1933 in Germania. Non esiste la persecuzione ebraica quando i nazisti arrivano a governare. La costruiscono pian piano. E negli anni prima della guerra, quindi prima dell'aggressione alla Polonia del 39, andiamo a vedere un attimo cosa fanno i nazisti tedeschi con gli ebrei tedeschi, perché dal 33 fino al 1939 i nazisti tedeschi possono mettere le mani solo sugli ebrei tedeschi, perché ancora non hanno aggredito, occupato altri paesi. Escono da una democrazia della Repubblica di Weimar, dove hanno fatto campagna elettorale, col fatto che non vogliamo questa minoranza nel nostro paese, non vogliamo più ebrei in Germania. Sarebbe bello avere una Germania senza ebrei, è necessario anzi pulire la Germania dagli ebrei, così il credo razzista dei nazisti tedeschi. Non esiste sterminio, non esiste l'idea dello sterminio, nemmeno i nazisti possono essere pronti, non sono pronti né come tecnologia né come ideologia, come pensiero allo sterminio. Sono pronti per una cosa molto normale. Vorrebbero espellere gli ebrei, o meglio ancora che se ne vadano gli ebrei, questo è il desiderio dei nazisti tedeschi. Quindi fanno tutta una serie di politiche, di emarginazione, esclusione, persecuzione, le leggi nel 1935, le leggi razziali in Germania, le cosiddette leggi di Norimberga. Voi conoscete tutti quello che i nazisti chiamavano la notte dei cristalli, quindi questo pogrom tedesco del 1938, qua è una foto della piccola città di Baden-Baden, dove per prendere in giro gli anziani della comunità ebraica gli danno una stella di Davide con la scritta "Dio non ci abbandonerà mai", li fanno sfilare per la città termale famosa di Baden-Baden. Quindi ogni tanto ci scappa anche il morto, ma non è politica immaginabile la uccisione di massa. La politica della Germania nazista è: rendiamo la vita impossibile agli ebrei tedeschi, così questi qua se ne vanno. Cosa che in effetti succede. Gli ebrei tedeschi cominciano ad abbandonare i loro beni,
spesso anche parte delle loro famiglie, e vanno all'estero se riescono a trovare un paese che li accoglie. I nazisti sono contenti, la loro soluzione politica ha abbastanza funzionato, gli ebrei tedeschi se ne vanno. Abbiamo già detto, nel 1939 però i tedeschi aggrediscono la Polonia e trovano un paese con una delle più grandi comunità di ebrei in Europa. E si rendono in poco tempo conto che la soluzione politica adottata in Germania non può funzionare in Polonia. Sono troppi, il numero degli ebrei polacchi è troppo alto per pensare a un trasferimento in altri luoghi, in altri paesi. Inoltre, è una comunità molto povera, non sono numerosi come in Germania, ebrei benestanti ci sono stati. In Polonia la stragrande maggioranza è proletariato ebraico, non hanno assolutamente il denaro necessario per espatriare. E poi, piccolo particolare, per emigrare ci vuole un paese dove andare e nessuno vuole questi ebrei poveri. Quindi i nazisti tedeschi si rendono conto che la soluzione politica di trattarli male, così se ne vanno, non funzionerà in Polonia e devono quindi trovare un'altra soluzione. Non ce l'hanno un'altra soluzione, quindi intanto, se vogliamo dire, fermano il tempo, li mettono in stand-by, cioè creano i ghetti. Dopo il 1939, nell'Europa dell'Est, a cominciare dalla Polonia come primo paese attaccato, i nazisti creano i ghetti perché non sanno come, dal punto di vista nazista, saltare fuori dal problema di eliminazione degli ebrei. Poi passa un secondo periodo, la guerra va avanti per mesi, per anni. Il passo decisivo è il 1941 con l'aggressione all'Unione Sovietica e si diffonde sempre di più la prassi della fucilazione dei civili. Da una parte è pratica di guerra, in quanto in tutti i paesi aggrediti si formano movimenti partigiani e i nazisti tedeschi combattono i partigiani, combattono i civili che aiutano i partigiani, poi passano a combattere i civili che potrebbero eventualmente un giorno aiutare i partigiani. Prende forma quindi una radicalizzazione della condotta di guerra, è un'abitudine alla violenza, un'abitudine all'uccisione di civili, totalmente estranei ai fatti di guerra, che viene pian piano affiancato al piano e non alla casualità di uccisione dei civili che da sempre sono un problema per la Germania, cioè quei civili ebrei che da sempre sono la rovina dal punto di vista nazista della società europea. Quindi cominciano nelle zone occupate, dietro al fronte dove combatte l'esercito tedesco, gruppi di militari e poliziotti, cosiddetti Einsatzgruppen, quindi squadre mobili, a fare fucilazioni mirate. Non più casuali, ma mirate, rastrellamento di paesi, concentrazione della popolazione ebraica e fucilazione. E vedono che funziona, che davvero queste persone dopo non ci sono più. Quindi per un periodo sembra la soluzione, questa
come si dice, la Shoah delle pallottole, e vanno avanti per mesi, vanno avanti per centinaia di migliaia di ebrei fucilati in questa prima fase della Shoah, cioè della Shoah delle pallottole. Si stima che fra 1 milione e 1,5 milioni vengono non deportati, non portati nei campi di sterminio, ma fucilati nelle loro campagne, nelle loro case, nei loro cortili, nelle loro piazze. La più enorme, la più criminale fucilazione famosa nei pressi di Kiev, a Babi Yar, nel settembre del 1941 vengono fucilati 33.000 persone nel giro di 48 ore. E lì viene fuori il grande problema per i nazisti, l'ingombro dei corpi. Cosa fare con 33.000 cadaveri? Una fucilazione alle fosse ardeatine, trovi la soluzione per 300 e passa corpi, ma 33.000 è impossibile. E i nazisti trovano quindi la soluzione dei campi di sterminio. Campi di sterminio vuol dire, in primo luogo, crematorio che ti garantisce lo smaltimento dei corpi, praticamente di qualsiasi numero dei corpi, e in secondo luogo, già che hai il crematorio che ti garantisce questo, la possibilità di uccisione di migliaia di persone al giorno. Quindi cominciano nelle zone con molte comunità ebraiche, oggi ex Polonia, a costruire i campi come quello di Bełżec, come quello di Sobibor, come quello di Treblinka, e uccidono le comunità ebraiche in Polonia. Ci riescono, finiscono il lavoro in quelle zone, chiudono questi centri di sterminio, distruggono gli impianti, piantano degli alberi, si trovano nel 1941-42 in questa situazione. In Germania molti ebrei sono emigrati. In Unione Sovietica gli ebrei sono stati fucilati. Nella Polonia dell'Est, gli ebrei sono stati uccisi nei primi campi di sterminio con monossido di carbonio, quindi con inizialmente camion che portavano il gas di scarico verso l'interno dove stavano le vittime. In un secondo passo non si usa più il camion, ma solo il motore del camion, e con un tubo il gas di scarico viene introdotto in una camera a gas dove muoiono queste persone. Come avete visto però sulla mappa, in questo periodo i nazisti possono mettere le mani sugli ebrei di tutta l'Europa. Hanno finito il lavoro nell'Europa dell'Est. Ora si possono dedicare agli ebrei italiani, agli ebrei francesi, agli ebrei olandesi, agli ebrei tedeschi rimasti. E per questo costruiscono Auschwitz.